Forse decidemmo di prendere in mano veramente il nostro futuro, questa lotta, e fare quello che credevamo giusto. Fu una giornata incredibile, rifarla adesso credo che, almeno per chi c'era, si ricorda esattamente ogni secondo, ogni minuto, ogni metro che abbiamo percorso ed è passato per salire fino a qui. Io almeno mi ricordo tutto. Ed è uno di quei ricordi che ci si porta nel cuore e che si porta nella mente con estremo orgoglio, per aver avuto l'orgoglio di esserci e l'onore di partecipare a una delle battaglie più importanti delle lotte sociali in questo paese. Quando partimmo da Susa si capiva veramente tutto, guardandoci in faccia, guardandoci le mani, vedendo come eravamo messi quel giorno, si capiva che non avremmo accettato nulla, che dopo l'oltraggio che avevamo patito nella notte tra il 5 e il 6 di dicembre con lo sgombero violento del presidio di Venaus, poi con i giorni in autostrada quando decidemmo che la valle e tutto il traffico internazionale doveva essere chiuso, perché quello era il nostro momento, quello era il momento in cui facevamo, proprio in una giornata come questa, quella dell'8 dicembre, che qui in valle è una giornata importante perché è la giornata del giuramento della Garda. Questo è l'unico posto in Italia, lo dico perché per chi non è della valle, dove non si fanno solo delle commemorazioni per degli eccidi, ma c'è una commemorazione che si fa tutti gli anni e si ricorda ogni volta il primo giuramento partigiano, dove i partigiani in armi decisero di resistere e lo giurarono insieme su questa terra, e con quello spirito siamo partiti quel giorno. Siamo partiti da Susa, ognuno sapeva esattamente tutto quello che doveva fare. C'erano i ragazzi con gli scudi di plexiglass, c'erano i caschetti, c'era chi non aveva niente, c'era chi si era già attrezzato per mangiare perché sapeva che ci saremmo fermati. E arrivati qui ci trovammo ancora una volta una cosa a cui oggi siamo abituati, ma nella realtà non bisogna mai abituarsi, a una delle nostre strade sbarrata dalle forze dell'ordine che difendevano quello che vediamo oggi poi a Chiomonte, che è successo e che qui non è successo. Con la solita arroganza di sempre tentavano ancora una volta, dopo tutti quei giorni, di non lasciarci circolare liberi per le nostre strade, di non lasciarci fare quello che ognuno di noi dovrebbe fare, cioè difendere la propria terra, difendere la propria dignità, lottare per il futuro proprio, lottare per il passato, perché è importante anche il passato, e soprattutto per il futuro dei nostri figli. Ebbene, quel giorno decidemmo che le cose dovevano andare in maniera diversa. Arrivati qui ci fu veramente una rivolta popolare, gli scudi avanzarono, si spinse, c'era, mi ricordo qua sopra, tutta la gente che tifava e incitava, c'era chi da dietro, a differenza di tante altre volte, non andava via, aiutava quelli davanti a spingere. Furono botte da ordini, Coletta ci rimise un naso, perché le forze dell'ordine sempre quello sono, ci tengo a ribadirlo, nonostante si provi, no, a cambiare la solfa, ma quello sono, e Nicoletta si ruppe il naso. E nonostante questo, su un furgone avevamo un container con il nostro nonno Notav, con la bandiera e il pugno, che doveva passare da questa strada. Ebbene, grazie alla forza di tutti, all'incitamento di tutti, passammo da questa strada facendo levare le forze dell'ordine. C'è chi passò qui di fianco per aggirare il blocco, c'è chi passò di là tagliando le reti, c'è chi passò continuando a camminare in avanti perché l'obiettivo era arrivare a Venaus. Si fece un giro, c'è chi fece un giro larghissimo, chi scese qui dai prati qui di fianco, e iniziò persino a nevicare. Sembrava una giornata perfetta, era la giornata perfetta, anzi fu la giornata perfetta. E quella giornata è una giornata che oggi possiamo solo ricordare anche poco, perché ce la portiamo dietro. È la giornata che oggi ci porta a essere qui in almeno 20.000 per un corteo che in un momento del genere non avrebbe bisogno neanche di essere fatto, perché quello che dobbiamo fare lo facciamo tutti i giorni, ma ci sta. È importante essere qui tutti insieme a dire che sono passati 10 anni, e sono tanti 10 anni,
E non è neanche bello prendere in giro le persone, come in questi giorni succede, guardando i video dicendo 10 anni fa eri molto più giovane, non avevi la pancia. Ma 10 anni sono veramente molti, eppure ci sono delle cose che sono cambiate. Chiomonte è un'altra cosa, Chiomonte è un piano deciso dal Ministero dell'Interno per la batosta che ha preso qui. È un posto che hanno provato a costruire in maniera inespugnabile, invece noi con metodo, piano piano, tentiamo di fare tutto il possibile per intralciarli. E va un plauso va fatto a tutti quelli che l'altra notte hanno impedito ancora una volta il cambio delle forze dell'ordine, che abbiamo visto sui social network lamentarsi per la bella nottata di merda che gli abbiamo fatto passare. Sono piccole cose, ma sono importanti. Oggi invece è una cosa ancora più importante, va veramente oltre. Oggi è la dimostrazione che alcune cose sono cambiate. Qualcuno di noi purtroppo non è qui con noi, Chiomonte ce l'hanno, perdiamo dei metri di terreno molte volte. Questa valle ha fatto delle cose grandissime, però alcune cose invece non sono assolutamente cambiate. E siamo noi, e sono tutti quelli che ci sono, e sono tutti i bambini che hanno aperto questo corteo, e il vivaio di questo movimento che investe sul futuro. Oggi deve essere la giornata del nostro orgoglio, una giornata che ci deve far fare un passo importante. Lo dicevo all'inizio di questo intervento, oggi è il giorno del giuramento della Garda. Ebbene, è ora che qui in valle l'8 di dicembre diventi il giuramento dei Notav, dove giuriamo che abbiamo resistito 10 anni, possiamo giurare che ne resisteremo altri 10, ma soprattutto possiamo giurare che lotteremo e resisteremo per tutto il tempo necessario per cacciarli via, uno per uno, portandosi dietro tutte le viti che ci sono all'interno di quel cantiere, tutte le reti, tutto il filo spinato e tutte le ingiustizie che quotidianamente vengono commesse per realizzare un'opera che ancora oggi sfidiamo qualcuno a presentarci come utile. Oggi noi siamo quelli che quando nostro figlio va a scuola dobbiamo sperare che non gli cada il tetto sulla testa. Siamo quelli che quando piove stiamo già a contare le vittime. Siamo quelli che in questo paese non c'è un cazzo per nessuno, ma ci sono soldi per fare delle cose del genere, che ancora oggi la dimostrazione è chiara, non danno da lavorare a nessuno se non alle forze dell'ordine, che mi sembra che in questo paese vivono molto meglio di tanti altri lavoratori di questo Stato. E allora tutti insieme questa volta potremo percorrere questa strada liberamente, ma grazie a noi. È questo che ci dobbiamo dire. Questa strada si può percorrere liberamente solamente grazie a noi. Andiamo a Venaus. A Venaus non c'è più il cantiere, anzi c'è un bellissimo villaggio costruito che si chiama 8 dicembre ed è merito nostro, è merito di tutti quelli che hanno fatto una piccola cosa o una grande cosa, tutti quelli che ci hanno messo del proprio per far sì che da qui non passasse nessun treno, non ci fosse nessuna galleria. E voglio ringraziare veramente tutti quelli che anche oggi hanno la stessa faccia di 10 anni fa, perché fa pensare veramente bene. Oggi è una giornata di divertimento, è una giornata che ci porteremo nel cuore anche a 10 anni di distanza, ma domani tutto deve continuare, e credo che con una giornata così, che ricorda 10 anni fa, possiamo solamente dirci orgogliosi e onorati di essere notabili in un paese che va a rotoli, mentre qui c'è veramente l'allegria, c'è la vita e c'è la voglia di lottare non più per una cosa personale, ma per il futuro di tutti e tutte, proprio come fecero i partigiani alla Garda, e oggi lo facciamo noi come Notav. Ora è sempre resistenza, ora è sempre Notav.